Allo stesso tempo il governo punta invece a rilanciare anche il progetto della fusione dei comuni per ottimizzare costi e servizi ai cittadini. Ebbene, noi ne abbiamo parlato con il sottosegretario all'interno, Giampiero Bocci, sentiamo. Fusione che è partita lentamente, come spesso avviene in questo paese, che è molto restio all'innovazione, al cambiamento e che piano piano in questi anni è diventata una bella grande realtà. Ad oggi, in poco tempo, abbiamo 41 nuovi comuni in Italia che nascono dalla fusione di piccoli e medi comuni. Tutta una serie di servizi che vengono garantiti dai comuni, non più frammentati, ma rappresentano un'unica organizzazione, significa sostanzialmente risparmiare, fa economie di scala, e se si risparmia e si fa economie, quei soldi non vengono più tolti dalle tasche dei cittadini. Ma questa è la sfida dei prossimi mesi. Da Palermo a Milano, fare di questo strumento, di questa innovazione istituzionale, un punto di forza dell'architettura dello Stato sul territorio. Credo che questa rappresenta una delle pagine più belle degli ultimi anni del nostro Paese.